Buonasera, ci troviamo alla taverna di San Bartolomeo, è l'agosto 2022, 50esima edizione della Fuga del Bove. Con noi il priore della taverna di San Bartolomeo, Giuseppe Liviabella, che questa sera ha dismesso da pochissimo gli abiti di cameriere, cuoco, tutto quanto, come tutti i priori, per concederci questa piccola intervista. Buonasera Giuseppe. Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie, con grande ospitalità, grazie. Allora, taverna di San Bartolomeo, splendido giardino a quota 7-8 metri dalla strada. Sì. Poi quest'anno abbiamo un attimino stellato il cielo con queste belle luci, abbiamo messo delle piante giù, l'abbiamo un pochino colorato per la festa dei 50 anni, sì. Poi, ci siamo divertiti così. Poi tutti quanti vi invidiano la capperaia. Se vedete le vostre spalle, i muri sono pieni di capperi naturali. Che È vero, dei capperi, sì, naturali. Bellissimo, sì, fiori fantastici. Sì, è vero, che risaltano anche il muro. Bene, allora Giuseppe, io direi una cosa, invece di fare il solito giretto come solita intervista, ci fai vedere la tua taverna, seguiti, io ti vengo dietro, vedi tu? Andiamo, dai, andiamo. Iniziamo questo bellissimo viaggio in questa incantevole taverna, proseguiamo dall'apertura sopra abbiamo anche il chiosco di San Bartolomeo, dove adesso non possiamo vedere, ma diciamo che era una volta un campo da calcetto, però voglio dire dove i ragazzi giocavano, ecco, vedi, ogni tanto possiamo trovare anche una persona illustre, vediamo anche qui il signor Vissani, abbiamo anche il maestro che è venuto a trovare il priore questa sera. Bene, bene, buonasera Vissani, buonasera. Proseguiamo. Guardate con che fatica e con che cura questa signora tutte le sere fa, prima brusca il pane, potete notare come brusca il pane. Lei si chiama Gisella. E la seconda, poi abbiamo la cassa, qui abbiamo la cassa, abbiamo tre ragazze super fidate dal priore che tengono i conteggi e tutte le sere, oltre a questo ma anche la mattina, stanno qua. Grazie ragazze, grazie di cuore. La nostra birreria, e qui dietro abbiamo anche la selezione dei vini, dove abbiamo un ottimo vino, come tutti sappiamo sono rinomate le nostre cantine di Montefalco. Io mi soffermerei un attimino qui sulla destra, perché questi signori qua da tantissimi anni, e io quando sono arrivato ce l'ho trovati, ma gli ho detto finché sarò io priore saranno sempre con me, questi fanno veramente un lavoro certosino, questi signori stanno dal pomeriggio fino alla sera a cuocere la brace, preparano il fuoco, e che carne, perché come dovete sapere la carne di San Bartolomeo ha qualcosina in più rispetto alle altre. Nella nostra magnifica cucina, qui alla nostra sinistra, abbiamo altre due persone che fanno un lavoro molto molto sporco ma molto utile, perché lavano i piatti, queste signore lavano i piatti sempre, e sono quelle che si fermano più a tardanotte, perché i piatti vengono lavati fino a tardanotte. Proseguiamo il nostro cammino a quel fuoriclasse lì con la maglietta bianca, lui si chiama Francesco, è il nostro cuoco. Francesco, che abbiamo di buono qua? Malfatti con fave e guanciale. Ecco qua, malfatti con fave e guanciale. Qui abbiamo tutta la sala, un attimo, qui abbiamo tutta la sala dell'antipasti. Qui abbiamo sempre 6-7 donne che preparano con molta cura gli antipasti. Sempre, ma oltre agli antipasti preparano anche altre cose, i contorni, tutto quanto, il prosciutto, la panzanella, i dolci, gli ottimi dolci. E considerando che queste signore arrivano una la mattina e altre arrivano nel primo pomeriggio, è una catena continua, diciamo. Des